Ciao a tutti, bacioni enormi dalla vostra amica, sì, altro Play With Me, altra decorazione appunto d'agenda. Siamo a un altro lunedì e andremo a fare appunto decorazione d'agenda a tema San Valentino, perché questa settimana c'è appunto il 14 febbraio, che è il giorno di San Valentino. Poi andremo a fare i saluti e apriremo una busta sorpresa, un'altra ancora che ho preso nel Tiger di Centro Bergamo, che sono piccola e non sono quelle grandi. Il washi che ho usato è questo qua, tutto cuoriccioso, che non mi ricordo se l'ho preso su AliExpress o non mi ricordo se su Amazon, non mi ricordo. Comunque vabbè, c'è tutti questi cuoriciosi, luccicosi, anche con la scritta, ogni tanto c'è la sparaflescia fuori, la scritta Love. E andrò a usare questa penna e subito andiamo a scrivere. Poi userò gli sticker di Tiger. Allora, settimana scorsa era tema Stranger Things, per chi non lo sa poi vi faccio vedere. Andiamo a scrivere 10 lunedì, poi 11 martedì, 12 mercoledì, 13 giovedì, 14 venerdì, 15 è sabato, e sono meritato, sperato, sempre relax, perché questa è la mia domenica lavorativa, perciò sabato sono a casa, e appunto 16 domenica, ok. Adesso andiamo ad attaccare un po' di questi sticker. Ho scelto questi gattosi qua, bellissimi, perché poi c'è stata una ragazza che mi ha detto, non mi aveva detto cosa, del mese scorso mi pare, no, quando era la giornata del gatto, mese scorso mi pare, fa niente, vabbè, faccio la decorazione ai gatti perché comunque mi era stata chiesta. E dato che c'è questi belli tutti pucciosoni col tema Love San Valentino, ho detto mettiamo questi. Infatti questo qua con il cuore lo mettiamo qua su San Valentino. Poi un altro cuoricione lo mettiamo qua, ecco. E poi quanto è bello questo, questo qua che si lancia così, yeah! No, sono troppo pucciosi. Poi questo che gioca col cuoricciotto, che c'ha gli occhialini troppo pucciosi. Poi questi due che giocano, mi chiama qua così. Mi sono ricordata all'ultimo che era San Valentino questa settimana, perché avevo già preparato un'altra super mega decorazione che per me è stupenda, perché è una cosa che mi piace, ma non vi dico niente perché la vedrete settimana prossima, ed era super wow per me. Però dopo ho detto no, caspiterina, il venerdì, il 14 è San Valentino, devo fare quella di San Valentino per forza, perciò l'altra, vabbè, la vedrete settimana prossima, che non vi dico niente, non vi spoilerò. Questo mettiamo qua, che è appunto il giorno del San Valentino. Poi vediamo cosa possiamo mettere anche. Ne mettiamo ancora uno qua e poi andiamo un pochino di cuoricioni, questi qua bellissimi sempre di Tiger, perché sono stupendi. E aspettate che voilà. Ah, non ho colorato. Aspettate un attimo. Devo colorare la parola qua, la scritta, non l'ho colorata. Facciamo rosso, perché è rosso. Qua. Eccoci. Ok. Adesso andiamo ad attaccare un po' di cuoricini. Allora, io direi di fare un attimino, sparaflesciare questo. Poi facciamo così e direi di metterne
così un po' più piccolo e poi un altro più piccolo così. Dai, guarda che bella, mi piace, mi piace. Poi adesso mettiamo questi qua, magari qualcuno piccolino qua vicino ai nostri gattini, così. Questo qua tutto olografico, anche qua vicino così, se ne è veramente pucci così. Vediamo se ce n'è un altro piccino, un po' più grosso, però va bene, dai. Io penso che basti, perché sennò comincio, li attacco tutti e non è più finita. Ecco qua, scriviamo video agenda sempre di lunedì e in settimana gli altri, però i saluti sono sempre nel video del lunedì. L'agenda, se dimentico qualcuno, solita in prassi, riscrivetemelo che vi saluto. E adesso appunto andiamo a fare i saluti. Aspettate, prima inserisco e poi andiamo a aprire la busta surprise di Tiger. Vediamo stavolta cosa troverò. Prese sempre nello stesso giorno, speriamo che non ci siano cose doppie. Adesso andiamo a vedere. Questa è la decorazione, prima facciamo i saluti. E devo salutare Aurora Olivieri, ciao. Carla Buscema, ciao. Sergio Visentin, ciao. Olivia Fiori, ciao. Fabiana, ciao. Liliana Mimmo, ciao. Mary 96, ciao. Veronica Di Tolve, ciao. Gavino, ciao. Elisa Mesaroli, ciao. Neki Pechi, ciao. Poi Benedetta, ciao. Miriam, ciao, che ha fatto il compleanno il 2 febbraio, tanti auguri, un giorno prima di mia figlia, ti faccio auguri in ritardo. Poi Vituzzo, ciao. Anna Chiara Totaro, ciao. Totaro, scusa. E poi Ilaria Rotiglio, ciao. Chiara, ciao. Fabiana Fabbi, ciao. Gnappettina, ciao. Cristina, che fa il compleanno appunto oggi, tanti auguri tesoro. Gnappettina non è mia, né. Non è gna, la nostra gnappa. Penso di no, perché figuriamoci se mi scrive lei. Poi Agnese e suo figlio Pietro, che fa il compleanno l'11, lo so, non è bello farli in anticipo, però tanti auguri tesoro, vi saluto tutti e due, vi mando un bacio. Poi Aziz, ciao. Rosa Pinto, ciao. Sergio Visentin, ciao. Angela, ciao. Aurora Olivieri, mi sa che ti ho già salutato prima, ti saluto un'altra volta, ciao. Beatrice, ciao. Se ho dimenticato qualcuno, solita cosa, la prossima volta. Adesso spostiamo l'agenda e andiamo ad aprire un'altra busta, che qualcosa si intravede, però io ne ho prese su un po' così e vediamo senza un'altra volta tutte queste graffette. Tiger, chiudile con lo scotch queste buste, perché io mi scotenno ogni volta le mani. Ok, oh la mamma mia, cosa ne hanno agganciate. Allora, vediamo, proviamo a sentire. Allora, qualcosa di duro, sembra un libriccino, forse quello che si intravedeva, che ahimè mi sa che cos'ha. Poi un altro quadernino, sembra questa qua, non so che cosa sia. C'è tante bustine, parecchie bustine c'è dentro. E sento una scatolina, però vediamo. Allora, togliamo prima quello grosso, che sembra un quaderno, ma va là. In giro ancora occhi, nasi, bocca, tornano alla base. Vabbè, quaderno a righe ci sta, sempre comodo. Anche perché anche i miei figli, io non spreco tanto tutte le cose, alcune cose le metto via, lo sapete voi benissimo perché. E poi anche i miei figli tante volte mi chiedono i quaderni e le cose. Adesso vediamo, sento un po' di tutte cose un po' imbustate, prendiamo fuori una cosa piccolina. Sono tornati tutti alla base? Hanno rovesciato il magazzino ancora? Baffi, baffi, baffi. Toppa termoadesiva, vabbè, non la userò mai però vabbè. Vediamo. Oh santa, un'altra bustina, la manina, cioè è anche carina lei. Se si, magari posso attaccarla da qualche parte in agenda, far qualcosa. Sono anche belline loro, però non ci vado in giro con le toppe, ma vabbè, brillantate. Vediamo, c'è un'altra cosa piccolina. Ok, adesso sto facendo l'unplaying, la collezione completa di queste clip qua, però dai, mi lamento perché mi piacciono le clipone. Queste qua le avevo anche comprate quando erano uscite, avevo preso quelle degli occhi. Allora, poi qua c'è una scatolina, un pacchettino. Devo andare al circo, non mi piace il circo, però devo andare al circo.
Anche l'ultima volta ce l'avevo dentro. Si vede che devono proprio far fuori questi testoni qua. Non ci stanno. Adesso prendiamo fuori l'altro coso duro che sento, che è molto... Ma ancora questo, va bene. Lo so, dopo ci sarà qualcuno di voi che mi dice: Nika, Nika, non devi prenderle tutte nello stesso giorno. Lo so, però non è che ci vado 200.000 volte. Quando vado, che capita che le vedo, ne prendo un po', perché ultimamente, vi sarete accorti, forse magari anche in altri Tiger, non so, ditemelo anche voi, che scarseggiano le buste sorpresa. Allora io, quando mi capita che vado, adesso sono andata appunto in quello di Bergamo Centro, le ho trovate, ne ho prese parecchie, così almeno ve la apro nel video agenda, perché dopo non so se finiscono, poi magari non tornano più, anche perché è una cosa che a me piace fare, piace, mi diverto ad aprire le buste sorpresa. Anche se, vabbè, quando trovi le cose doppie, vabbè, però dai, sono sempre cosine che non vanno buttate via, o le regalo o le do a qualcuno. Vediamo, c'è un'altra cosa. Anche questi qua, insomma, anche questi non li hanno proprio fatti fuori, stanno, perché belli, quando erano usciti io li avevo comprati. Adesso vediamo, c'è ancora una cosa dentro ed è strana, è l'unica cosa nella scatola, la busta è vuota, la lanciamo ed è questo. Che caspiterina è questo? Calendario, ok, calendario roll. Vediamo un attimino, aspettate un attimo, non l'avevo mai visto io questo, ma pensa. Allora, è calendario a rotolo autoadesivo, calendario a rotolo autoadesivo. Vediamo, bando alle ciance, proviamo ad aprirlo, ok. Ma dai, e come fa? Aspettate un attimo, fatemi capire. Ah, si può mettere anche sull'agenda. Ma che bello! Allora, aspettate un attimino. Qua ci sono, parte dal 2. Parte dal 2 però il giorno. Il giorno 1 non esiste. Magari c'è dopo, qua non l'hanno messo. Vedete, 2, 3, 4, 5. Adesso voglio vedere se c'è l'1, scusatene. Ma devo aprire tutto questo, non vi farò sapere se c'è l'1. Ma, oh, mamma mia. Ah, ma è proprio adesivo così, voi ci scrivete, ma è carino però. Vediamo se ricomincia con 30, 31. Ah, poi cos'è che dice? Year, month. E poi si parte con l'1, solo che qua non c'è l'1 nel primo giro qua. Ma che carino però che è, ma io non li ho mai visti questi da Tiger. Cioè, sinceramente io non li ho mai visti in vendita da Tiger, anche perché... Magari l'avrei anche comprato, perché è veramente carino, se l'ho attaccato un po' male. E poi c'è l'altro piccolino, scusate, avete sentito, è il mio tablet. Che questo appunto ha i giorni in inglese. E questo, scusate, qua lo fa vedere che lo mettono, allora, di lato così. E poi vabbè, con la data, per dire se lunedì, martedì, parte l'uno, due, poi ci mettete in base. Ma carino, ma è veramente bello. Fatemi sapere se voi l'avete visto in vendita da Tiger. Scusate, ma è un prodotto Tiger, certo, sì. C'è la T. T e c'è sul suo simbolo, la scatoletta Tiger, figure. Ma che carino che è. Bello. Si vede che era in vendita, io non l'ho visto. Sono un prodotto, credo, appeso da qualche parte, sì. Vedete, che c'è il... Io non li ho mai visti però. Bello, dai, messo nella busta a sorpresa, ci sta. Questo viene buono per qualcosa. Anche magari in agenda, su bullet journal, ritagliare per dire i giorni, metterli su piccolino, anche qua, fare le striscioline su ogni giorno dove andate a fare la decorazione. Beh, carino, questo utilissimo. Allora, aspettate, facciamo come si dice? Sì, buonanotte, la Nika dorme in piedi. Ricapitoliamo, ecco, quello volevo dire. Questo sarà 1 euro. Questo idem, siamo a 2, 3, 4, 5, 6. Quaderno 2, 3 euro, 7, 8, 9, facciamo 9. Questo qua non ne ho idea di quanto possa costare. 2 o 3 euro costeranno, di solito paper tape, washi tape, così costano quella cifra, calcolando che ce ne sono dentro 2, 1 è grosso. Ma però è originalissimo, davvero sono rimasta, non me l'aspettavo di trovare una cosa così che non ho mai visto io in negozio, che io che sono una grande
cliente che vado sempre a vedere se arriva qualcosa di nuovo così. Questo non l'avevo mai notato. Bellissimo, comunque non lo so. Comunque l'ho pagata 4 euro la busta, come tutte le altre 4 euro. E me la sono ben ripagata, e come, perché comunque c'è dentro tante cose. Contenta anche di questo giro. Spero che la decorazione a tema San Valentino vi piaccia. Io faccio gli auguri per San Valentino. Vi faccio una buona settimana a tutti, con appuntamento Play With Me a lunedì prossimo. Non perdetevelo perché è strabello. E poi vabbè, busta sorpresa, fatemi sapere cosa ne pensate. E niente, al prossimo lunedì con Play With Me, e in settimana insieme alla vostra amica. Ciao ciao, bacioni, buona settimana a tutti, buon San Valentino, ciao ciao!